Don Michele Filippi, allora, noi dobbiamo fare un discorso. Ti sei reso autore di un episodio che, tra l'altro, tu forse non ti sei neanche accorto, ma noi ti abbiamo ripreso. Cosa hai combinato? Cancellato tutto. Cosa hai combinato? No, dai, diciamo che è stata una mia mancanza. È stata una mia mancanza e io glisserei su questa cosa. Ah, invece è proprio da quello che siamo partiti. Ce ne frega una mazza di niente. Lasciamo la suspense su quello che sia successo. È successo qualcosa, comunque sì. Poi lo vedrete. Poi ce l'abbiamo. Perché Tony, il nostro regista, ha ripreso tutto. Senti Michele, come è andata? Vabbè, lasciamo stare la qualifica. Però diciamo come la vedi? No, diciamo che è andata così e così. Poteva così andare così. Meglio. Parto quinto in griglia, sono però contento lo stesso. Perché sono riuscito a salire sulla moto e a dedicarmi un po' anche io alla perché guida. Perché è già un miracolo essere salito. Visto che qua il team quest'anno è cresciuto ancora, siamo senza Michael Ferrari che ha rotto un osso della mano in un'altra nella Coppa FMI al Tazio Nuvolari. Però, signori, siete ben riforniti. Sì, siamo ben riforniti anche perché Ferrari al primo test della stagione ha fatto 8-9. 8-9 così subito nel pareggiamento. Perché lui dovete sapere che lui è team manager, pilota, meccanico, pulisce i pavimenti, fa tutto. Bravo, lui fa. Soprattutto pulisce i pavimenti. Fa tutto lui. Fanno le fotografie. Non è vero, qualcuno ha detto che ci faccio tutto io. No, se vuoi venire pure tu all'intervista, no, mi fanno le foto mentre scopo per terra. Ci sono le prove. Guarda che è arrivato. Sono le prove. Siamo cresciuti. Loro pagano me e lui parla. E lui parla. Io dico per dire cavolate. Però così. Quando io intervistavo lui, lui gesticolava mezz'ora, lo e gli trae uno scappellotto. Sì, ma no. allora era lui che mi faceva fare quelle parti. Invece vedi sì. Quando c'è una professione. La novità. Comunque, la novità. Allora, le cose che gli facevo fare io. Non glielo facciamo fare nessuno. Ancora non sai fargliele fare. Vogliamo far vedere lo sponsor più importante? Sì. Sono tutti importanti. Ma è vero, sono tutti gli sponsor fondamentali, anche perché per gestire una baracca come questa ce ne vuole. Assolutamente, e abbiamo il new entry, oltre al grandissimo Ferrari che è il cavallo di battaglia Bikers da Cordoli, Biannucci Nicolò, da quest'anno con noi. Su questa... L'hai comprato al calciomercato? È stato bello che è venuto a cercarci, avevamo avuto un contatto e gli abbiamo dato una R6 Super Sport, la Super Sport Open by Ram Racing, che è un preparatore di livello. Sai che l'intervista che è durata più di tutti? Sì, infatti tagliate no? Quello che volete. No? Perché? Dovrete scoprire quello che è successo, ma noi monteremo una clip solo per te. Comunque veramente chiudiamo, sono veramente contento perché abbiamo una squadra pazzesca. Ragazzi come Giorgio, il qui presente Giorgio che è del team Ram Racing. Sono lo staff di Massimiliano Morlacchi, fanno la mondiale nella Moto 2. Quindi abbiamo uno staff di livello. Mica da ridere. Ai nostri di livello si è aggiunto lui e il suo Giorgio e Alessandro che fanno il mondiale di Moto 2. Quindi vuol dire che c'è un buon portafoglio. Buon livello, grande livello, tanta passione. No, bene, bene. Veramente. È importante perché serve a dare molta qualità. Sono stracontento. Io sono più contento di te, hai parlato solo te e mi hai fatto felice. Bene. Grazie lo ringraziamo, mille. Mi raccomando, noi non lo faremo mai vedere quello che succede. Assolutamente. Ho pure chiamato Michael Ferrari, mi hai pure rimbambito. Ciao a tutti. Eccoci, benvenuti con il mio amico. Ciao Gianluca. Andrea Tomio, 600 open stock. Dovete sapere che c'è pure lui che gareggia. Saltarelli in pole, Pozzo Gioia, Biannucci, Filippi, Tomio, Caffagni, Travagliati, Valella. E intanto stanno per accendersi i semafori, si spengono, via. Voi non lo vedete, si sta riguardando nella partenza. Andrea, è bella da commentare questa. No, ma eri secondo? No, sono quarto adesso. È quarto adesso. Guarda, un po' di impennate, un po' di interessasse. Eccolo qui, davanti Saltarelli. Gioia. Saltarelli ha fatto una partenza strana, poi però... Saltarelli, penso che... Lo possiamo dire. Che sia partito dalla corsia box, perché forse per evitare la partenza. Per impegni concomitanti, non rischiare alcun tipo di situazione. Quindi c'è Gioia davanti. Sì, Pozzo secondo,
Intanto indugiamo via via un po' con tutti quanti gli altri piloti, con Nicolò Girardi che si accasella, gioia davanti. Andre, è una gara, è stata una gara al meglio dei 12 giri? Sì, esatto, una gara... La gara più lunga. La gara un po' più lunga, sì, a Varano è sempre molto molto impegnativo, quando faticoso, superi... Vero? Gli 8-9 giri a Varano quando inizia a far caldo è tosta. Filippi terzo intanto si è incollato alle spalle di Pozzo, mentre Gioia davanti comanda, poi appunto Pozzo, Filippi. Adesso avremo la classica schermata che ci aiuta con i tempi, più che altro che aiuta noi da casa. Gioia davanti che comanda, Pozzo, Filippi. Tu dove sei finito? Sono quarto, dietro a Filippi. Sempre quarto, lui fa vedere dall'immagine, quarto dietro Filippi, però si sta creando un piccolo gap. Sì, sì. Moto diversa, che tu gareggi con... tu sei stock, giusto? Io sono stock, sì, da quest'anno ho fatto il cambio di gomme, quindi sto correndo con le Dunlop, sto correndo con una moto nuova, è la prima gara che faccio con questa Ducati, e quindi dai, è tutta una cosa nuova. Work in progress, però ci sono dei punti, vedo, dove accorci, ti avvicini tantissimo, sì. Dei punti dove poi evidentemente... sì, paghi un po' di più, sì. Beh, sì, forse sì. La cilindrata, i cavalli che non... ma una moto un po' diversa, in effetti, si cambia tutto. E... X. Gioia davanti, continua a comandare, detta legge il buon Gioia. Alle spalle c'è appunto Pozzo, poi Filippi, e qui è una bella gara. Qui è una bella lotta perché imperverseranno tantissime situazioni che si andranno un po' ad accatastare. Anche perché non se ne sta andando via nessuno. Sembra una gara delle 300. Esatto, è una... Occhio! Bianucci. Pozzo provava, intanto Bianucci ti sta scavalcando. Yes. Aia. Yes. Che Bianucci sta uscendo forte. No, ancora non ti ha passato. Ancora no, ma ho sbagliato di qualcosa. E adesso tra un po' entrerà Bianucci. Bianucci che tra l'altro è entrato nel team Bikers d'Accordo, le abbiamo fatto l'intervista prima della gara. Un team che si sta allestendo in maniera molto forte, però sei ancora davanti. Perché stai dicendo che ti sorpassi? Perché lo sai già. Sì, andrà così, fidatevi di me. Lo so anche io che Bianucci è un po' più forte. Non è più forte personalmente di Andrea Tomio, forse anche la moto che in è andato più forte, non si può dire niente. Quindi non diamo la colpa alla moto, ma al pilota. No, il pilota. La colpa è di Andrea Tomio che non ha dato il meglio di sé, non è vero, scherzo. Gioia davanti, nel frattempo Gioia continua. Sta buon ritmo, ma non riesce a scappare. Non riesce a scappare perché comunque Pozzo è lì francobollato e lo sta proprio tenendo a tiro. E... Girardi, stavo vedendo intanto dietro che stava provando la rimonta, ma questo è Saltarelli? Allora, si è visto per un potrebbe una essere, frazione però, di secondo. Non... Gioia davanti, adesso si stanno veramente incastrando arriva tutti. Arriva Pozzo, arriva fortissimo. Pozzo. Ragazzi, stanno arrivando tutti, Bianucci è stato scavalcato per davvero. Ecco, Pozzo davanti. Pozzo davanti, attenzione. Lungo, entra Michele Filippi, vediamo Filippi se spalla a spalla. Con Gioia, incredibile. Vediamo chi ha la meglio, Filippi, che staccata. Filippi passa di nuovo, attenzione alle spalle. Vediamo se si ributta dentro Gioia. Adesso bravo, è veramente bravissimo Filippi. E Bianucci intanto. Sì, Bianucci è uscito fortissimo. Ha scavalcato Gioia, Andre Gioia da primo a quarto. Ah, ma è stato bravissimo Filippi perché all'esterno occhio lì, Tomio su Gioia. Ha mollato i freni, è riuscito a mettersi davanti adesso. Ma qualche problema Gioia, Andre, sicuramente si trova in sesta posizione adesso. Travagliati lo ha scavalcato anche un calo forse un po' troppo drastico. Troppo drastico, Andre, sì. In un giro ha perso 5 posizioni. Sì. Però vedi come cambiano le pazzesca, carte in tavola. Questa sembra una gara della 300, Andre. Bellissimo. Si è divertito a parte gli scherzi. No. Adesso facciamo un po' i calzoncelli, certo. Però è stata una bellissima gara. Bella gara, alla fine è sempre divertente quando sei lì a lottare comunque con i primi 5, è sempre bello. Occhio perché Bianucci sta uscendo per me, Andrea. Bianucci sta arrivando su forte, ma guarda Filippi! Mamma mia! Miseria. Eccolo lì, Bianucci secondo. Ma sai che quel furbacchione di Filippi l'ha fatto passare Bianucci magari? Dici? Non credo. Dici di no? Stessa scuderia. Ma no, non credo. No. Bianucci, e tra l'altro ragazzi ha allungato in maniera imperiosa, sta andando a prendere Pozzo. Andre, ma che bella gara! Guarda lì come stai combattendo anche tu con Travagliati. Con Filippi che adesso è risucchiato anche nella tua scia, chi lo sa che magari tra poco non vai a fare il colpaccio. Forse più Travagliati, però lo vedo che si è messo alle tue spalle. Sai che non si sta un po'. Non penso che sia Travagliati. No! Pozzo è volato. Che brutto! Occhio! Mamma mia! Che brutto. Io ti dico che ero lì e l'ho vista in diretta. E
Infatti, no, per la moto che è volata. Per un attimo, visto... Filippi ha in effetti alzato un attimo il braccio. Ci siamo un po' tutti rallentati. Perché comunque il pilota ha quasi attraversato la pista. E abbiamo. E Bianucci qua è scappato. Eh sì, perché abbiamo perso il trenino, in effetti. Però fortunatamente non si è fatto niente. Mamma mia. No, cioè, meno male che ha fatto tutto ok. Occhio, perché però qua è cambiata la gara. Andè, Travagliati ti ha scavalcato, tra l'altro. Sì, con il numero 10 è Travagliati. Ok. È Travagliati, ti garantisco. Non è Paolucci? No, è Travagliati. Okay. Con la numero 10 è Travagliati, che partiva dall'ottava piazza e si trova secondo. Okay. In questo momento. Fatto una rimonta super. Okay. Filippi alzando lì la mano. Aspetta, però ancora dietro Travagliati. Vuol dire che Filippi ancora non ha abdicato la sua piazza. Io penso che quello sia Paolucci, comunque. Io sono quasi convinto, Gianni. Sono quasi convinto che quello davanti a me sia Paolucci. E che praticamente abbiamo perso un po' il treno, perché praticamente Bianucci Bianucci è davanti. Bianucci è andato via. È scappato. Questo è Filippi, Paolucci. Tu sei sicuro che lo sia Paolucci? Sì. Ci stiamo divertendo, sì. a tirare anche dei nomi a caso. No. Ti dico adesso, guarda, facciamo un check. Facciamo un check over, come nel calcio. Filippi tiene la seconda piazza, ma sta facendo una fatica bestia. Mentre Bianucci, è clamoroso quello che è successo, ha davvero sfruttato in maniera incredibile. Quello che è successo è scappato, e chi lo prende più? Adesso vediamo, perché in realtà tu mica hai mollato niente, Aia! L'hai detto. La sfida che porto io ad Andrea Toglio non la porta a nessuno. L'hai detto. Comunque, guardando quello che sta facendo in questo momento, Bianucci aveva veramente un altro ritmo, però, Andrea. Aveva un altro ritmo. Cioè, va bene che è scappato, sì. Però mi sembra che Filippi cerca di tirare il gruppo, trascinarlo, ma lo spazio che si è creato in quel momento... Devo dire che, convinto che Giacomo Gioia avesse qualche problema... È vero, è tornato. Invece è tornato su forte... Bisogna stare attenti, perché magari chissà che non rientra anche nell'otto... Attenzione, problema per Felappi. Sì. Esatto. Ha alzato il braccio, probabilmente adesso si fermerà. Sì, sicuro. Sta bloccando, probabilmente non lì la sua moto, però. Abbiamo fatto. È stata una gara pazzesca! Oh! Eccolo qui, è rientrato. E chi è che è? Questo è Travagliati. Mi confondo io. Ma perché tu eri molto. Io me lo ricordo quel giorno, eri molto agitato per la gara. Prima gara della stagione, alla fine si è sempre... caldo? No, caldo no, però comunque insomma ti viene caldo anche quando non fa caldo. È vero, questi sono delle bellissimi modi di dire tutti i tuoi. Sai che mi sa che chi sta iniziando a risentirne un po' è Filippi? Lo vedo che inizia ad essere in difficoltà. Allora, sicuramente non ne ha in questo momento per... Eccoli, guarda che tra un po' gli si sta facendo minacciosissimo Gioia, che tra l'altro noi abbiamo detto veramente, io porto una sfiga incredibile. Meglio che non mi mettete più a fare sta roba. Ho detto prima, Gioia è crollato totalmente, è rientrato totalmente. Però in quella circostanza Andrea ha perso 5 condizioni in giro. Sì, no, ma infatti magari ha avuto... Ho avuto un momento a vuoto ed è riuscito a riprendersi. Non so, magari qualsiasi cosa, e poi si è... Adesso è vicinissimo. Adesso è vicino, anzi, sta arrivando sotto a Filippi in maniera importante e... Chissà, vicino. Già lì forse provava l'ingresso. Vediamo se ce lo troviamo interno con Filippi che chiude. Va sulla chicane. Io penso che però sia questione di attimi, Andre. Magari già qua può sfruttare la scia. È vicino, è molto vicino. Potrebbe provarci qui. Se ci aiutano le immagini Travagliati, tanto che continua a sgasare in maniera incredibile. Eccolo lì, è passato. Andre, era davvero però a tiro, quindi grossi problemi non ne aveva a questo punto Gioia. Allora a questo punto nel senso, quell'errore è stato un passaggio a vuoto, perché magari adesso ne ha pure per rientrare per la seconda piazza, è un peccato per lui. Anche perché Bianucci, Andre, ha fatto una gara pazzesca, buonissima, partiva da quarto. Mm-hmm. Tra l'altro io ho qua il monitor dei tempi. Sì. Ha fatto 1.9864, Pozzo in realtà 1.95, perché Saltarelli non lo consideriamo, essendo partito dai box. Chiaramente Bianucci era 3 decimi sotto Pozzo, quindi non è che fosse straordinariamente sotto. Sta allungando leggermente Gioia. Gioia sta allungando, sì. Tu invece dove sei finito? Sono... Adesso aspetta, quando ci riaiutano le immagini... Mi fai vedere dove sei finito, esatto. Sei quinto secondo me. Sì, penso di sì. Penso proprio però è un piazza onorevole. Cosa ti hanno detto alla fine della gara nel tuo box?
cazzo, davvero sei tu che hai fatto di te stesso, cosa ti sei detto? Cosa mi sono detto? Che potevo andare più forte come al solito. Davvero? Hai avuto no, sensazione vabbè. Hai avuto quella no parte. Vabbè, la sensazione è buona, è la prima volta pure per te, sensazione buona. Comunque alla fine sono contento del risultato, perché ricordiamo che per l'appunto, come hai detto te inizialmente, è divisa open e stock, esatto. Quindi buona parte comunque, gli scherzi, facciamo gli comunque, stupidi, perché comunque certo, so che certo, ci sei tu certo, e possiamo permetterci certo, di farlo. Certo, è divisa in open stock, quindi diciamo che ho... Non è nemmeno così semplice. Nella mia categoria ho... Per adesso sto andando bene, ecco, per il momento. Gara fantastica fino a prima, adesso si sono totalmente scremati in pista e mi sembra che ognuno abbia la sua dimensione e che... Adesso sì, si è stabilizzato un po' il tutto e quindi... Beh, oh, guarda che sta venendo su forte Gioia. Gioia? Cioè sì. Tu dici che può andare a giustificare per la seconda? Non lo so, però sta allungando un pochettino su Filippi, questo è sicuro. Sì, quello sì. E da adesso a dirti che... Ha allungato su Filippi in maniera importante, da un giro che lo ha scavalcato, certo, e ha messo un buon secondo e mezzo, ma anche perché la performance di Filippi è abbastanza crollata, anche perché siamo a pochi giri dalla fine, Andre. Però è stata una bella gara. Io ribadisco, secondo me la 600 quest'anno, non perché ci sei qua tu, non voglio fare piaggine, anche perché sai che quando ti prendo in giro, certo, ci prendiamo in giro, certo, però certo, mi sembra che sia davvero una classe che possa essere combattuta. Ah no, beh, è sempre stato, lo è sempre stata la 600, un po' come la 300 anche, sono quelle classiche, ma in realtà anche la 1000, non esatto, è che, cioè in realtà un po' tutte. Vabbè, la risalta perché è proprio congegnata diversamente sulla doppia manche, certo, quindi sai, se fai primo in una manche puoi permettere, beh, è chiaro che se poi fai primo in una mi sembra certo, stupido non accontentarsi di fare un secondo primo, però se sai che c'è una pista dove vai un po' meno forte, Andre, magari fai un secondo, chiaro, ti accontenti tranquillo, vai a quella dopo dove magari sei più forte. Esatto. È anche una questione, penso, a livello proprio Jagger Fagni dovrebbe essere. Sì, era Balella con Caffagni, mi sembra, in lotta. Qui, sai che secondo me qualcosa... Sai chi? Travagliati sta prendendo Travagliati sul buon... Sì. Gianucci, si sta avvicinando, tra un po'... Assistiamo alla lotta per la prima piazza. Perché sto guardando i monitor dei tempi, ha guadagnato, sta guadagnando costantemente. Si è avvicinato, Si è avvicinato parecchio. Anche perché d'altro vedo che affronta in maniera, a parte che sta, per me sta forzando tantissimo Travagliati. Lo vedo che entra all'ingresso delle curve che con proprio, la moto esatto, di traverso, collassando tutto di traverso, sì, sì. E adesso è vicino Andre. Adesso è vicino e poi ti dico in questo momento devi avere le forze per arrivare alla fine e fare. E anche Bianucci veramente vede la fine e dice Ci sono, ma adesso deve iniziare a forzare anche un po' lui. Sì, perché sennò Travagliati gli si sta mettendo alle spalle. È vicino. E chissà che non vediamo un finale scoppiettante. Bianucci Travagliati. È molto molto vicino. Guarda qua le immagini come ci aiutano. Continuano ad andare come dei caterpillar. Guardalo! Mamma mia, Travagliati è vicinissimo a Bianucci adesso. In un giro gli ha mangiato almeno un secondo. E chissà che Bianucci non ne abbia più. E chissà che Travagliati non voglia giocargli uno scherzo. Bianucci Travagliati. Oh, è finita! Vince Bianucci! All'ultimo! Mamma mia! Un giro ancora, c'è arrivata lì. Era lì. Bello, mamma mia, bello, che bello. Bella gara, Andre. Vince Bianucci, Travagliati secondo, gli ha mangiato un secondo e mezzo nell'ultimo giro, ma non è bastato. Già, terzo, già. Il buon Giacomo Gioia, bellissima gara. Tra poco, adesso le interviste post gara per quello che è un check di tutto. Questa roba qua la vogliamo sapere anche noi, Michele. Adesso tira giù il casco e chissà cosa succede. Ho fatto una cazzata pazzesca. Praticamente eravamo attaccati uno dietro l'altro, Pozzo, Bianucci e io. È caduto Pozzo alla prima della X. È caduto nella curva veloce della X. È andato, ha preso tutta la terra, la moto e la terra sono andati oltre la X, siamo passati tutti su tutta la terra. Bianucci ha fatto bene, ha tirato, io ho alzato la mano perché ci hanno fatto già girare una volta con la terra in mezzo. Infatti il giro dopo, nelle prove libere, non in gara, avevo paura, ho sbagliato, ho alzato la mano, quello dietro anche lui non ha,
ha tenuto il gas chiuso. Noi avevamo, io avevo la mano alzata dalla X al, al ferro di cavallo, mentre Bianucci, giustamente, nessuno ha messo le bandiere rosse, ha tirato, ho perso il contatto e ho mandato a cagare il podio. Grazie! Cioè, ho preso due metri quadrati di spazio, perché come gesticola lui quando spiega. Si vede tutto da lì quello che ho fatto, andavo a passo d'uomo dalla X al ferro di cavallo dopo il volo di Pozzo. Cioè è tutto lì. Ma lo, sai che ti, lo sai che ti voglio bene. Lui invece giustamente non c'era le bandiere, è andato avanti. Abbracciatemi che sei un grande! Il mio nuovo acquisto! Il mio nuovo acquisto, ci vedo bene sempre! Bravo, rivedere al danno di lunedì. Bravissimo! Grande. Bravo Giordano! Il resto adesso è tutta scena, ragazzi, oh, lasciamo. Ma addosso a passare su. Ma infatti ho visto. Hai visto che devo girarci la mano, ho detto boh. Sei stato troppo regolare, tu. No, io sei stato regolare, sei stato dietro, poteva aprire e andarsene perché non c'erano le bandiere. Ormai siete meccanici buoni. Ho buttato la gara perché ho tirato sulla mano, ho buttato la gara. Ho tirato sulla mano e non c'era neanche la bandiera. No, è stato un macello di terra. Un macello di terra, tutto in mezzo. Ci ha fatto fare due giri che l'hanno, non l'hanno pulita ancora al secondo giro. Perché siamo arrivati, io cioè, passavo sopra la X, pensavo che c'era tutta la terra. Grande Filippo! Rieccoci al termine della gara con Super Bianucci. Mamma mia, Andrea, io ho perso la voce qua. Travagliati secondo, terzo Gioia. Esatto, esatto. Gioia era tornato su forte. Travagliati anche a momenti, ancora un giro e andava a stuzzicare Bianucci. Però guardi come si sono divertiti. Però si sono divertiti. È stata veramente una bella gara. Anche tu hai fatto la tua. Possiamo dirlo che nelle stock sei arrivato primo. Sì, sì, sì. E niente, dai, tutto bene. E allora ci rivediamo a Cremona, dove ci sarà da divertirsi, caro mio Andrea Tommio. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao.